qualche commento sulla conferenza stampa del ministro degli esteri iracheno. Ma direi primo, è evidente che il ministro è stato molto colpito dalla visita del Papa in Iraq, e direi qualcosa in più, che probabilmente se non ci fosse stata quella visita, probabilmente lui oggi non sarebbe stato qua, non sarebbe stato qua con questa velocità, soprattutto ancora in tempo di, diciamo, in fase ancora di pandemia. Ma questo perché ha perfettamente ragione e ha colpito un punto che ha stupito l'intera stampa internazionale, cioè il coraggio del Papa, il fatto simbolico che lui tra l'altro ha menzionato del Papa che va alle chiese, alle basiliche della Mosul distrutta, Mosul che solo 4 anni fa, non dimentichiamolo, sembra un miracolo, ma 4 anni fa erano il cuore pensante, pulsante del cosiddetto califfato, della moschea al-Nuri, che era letteralmente a 700-800 metri in linea d'aria dalle chiese dove era il Papa. Nel 2014 Baghdadi annunciò al mondo la nascita del califfato e oggi siamo qui con un Santo Padre che, lui ha parlato di visita simbolica storica, con una valenza simbolica storica. Certo, vuol dire in qualche modo la rivalsa della società civile, della tolleranza, non solo del cristianesimo, non ha parlato di cristianesimo, ha parlato di tolleranza, di convivenza civile, del nuovo Iraq. Quindi questo chiaramente ne avranno parlato e questo era dalle parole sue è emerso anche un modo molto umano, un sentimento molto umano, e cioè volevamo dire grazie, volevamo rimarcare, lui ha detto una visita così non può passare così nel dimenticatoio, no, va rimarcata come base di una nuova partenza, di una nuova primavera, e questo è uno. Dopodiché però è stato anche molto politico, direi è interessante il discorso dei rapporti bilaterali con l'Italia, questo tema che non era conosciuto o almeno l'avevamo dimenticato, mi ricordo che emerse ai tempi dell'embargo nel 91, ancora ai tempi di Saddam Hussein, sta parlando del giurassico della politica, e cioè quando Saddam Hussein, che era considerato dagli americani tra l'altro come il loro alleato ad arginare l'Iran di Khomeini, decise da una mattina alla sera di invadere il Kuwait e scatenò tutta la crisi del 90-91, e allora fu imposto l'embargo. Oggi scopriamo, ci ha ricordato il ministro, che una delle questioni bilaterali aperte è queste somme di denaro pubblico iracheno che si trovavano nelle banche italiane e queste commesse della Leonardo e della Fincantieri, due importanti ditte di armi italiane che avevano già preso i soldi. Apparentemente, prima ha parlato di 60 milioni di euro di debiti, cioè di fondi pagati dall'Iraq, per cui le armi dovevano essere consegnate, ma non sono state consegnate, quindi di crediti dell'Iraq nei nostri confronti. E quindi cercare di dirimere questa questione, che è una importante questione bilaterale. Parliamo anche però di cosa non ha parlato. Lui ha parlato di questo Stato che ha bisogno di aiuti, dell'Italia che potrebbe aiutare a sviluppare il privato. Ci ha detto un dato interessante, più del 50% del lavoro, della forza lavoro irachena è impiegata nello Stato e circa il 50-60% del bilancio annuale iracheno va per pagare gli stipendi pubblici, quindi questo è importante. Però per esempio noi gliel'abbiamo chiesto, ma non ci ha parlato di queste ondate di critiche violente, terribili, molto sentite dalla popolazione, e posso assicurare che è stato più volte, posso dire che è molto diffuso, della popolazione di critiche in Iraq contro la corruzione, contro il malgoverno, contro la politica che funziona male, contro la mancanza di lavoro, di disoccupazione, di speranza per i giovani. Ecco, tutto questo è uno degli elementi di cui lui non ha parlato ed è giusto anche dire che comunque sono sul terreno. Poi ha delle domande specifiche, è interessante quello che si è detto, ISIS è stata battuta, però
ci sono ancora delle cellule, ma soprattutto l'ideologia, ma soprattutto le motivazioni profonde che 10 anni fa portarono alla nascita del califfato, alla crescita e poi alla nascita del califfato, sono ancora potenzialmente lì. Da qui l'importanza del contingente internazionale, quindi anche dei nostri circa 1000-1100 uomini, che lui dice dopo l'assassinio americano di Soleimani l'anno scorso del leader militare iraniano alle porte di Baghdad il 3 gennaio 2020 e quella ondata di proteste e di richiesta che il contingente internazionale, gli americani in primis, ma anche gli altri, anche noi, se ne andassero, sono state trattate, sono state negoziate. Adesso questi contingenti formalmente dovrebbero servire solo per addestrare. Però poi c'è aggiunto un'altra cosa che è interessante. Agli americani però abbiamo anche detto sì, però ci siamo anche resi conto che noi siamo ancora abbastanza deboli, specialmente perché ISIS è ancora lì. E quindi una forza aerea amica ci è utile e quindi l'intelligence ci è utile. Quindi vedete che poi alla fine dalla finestra rientra quello che c'era dalla porta, e cioè abbiamo ancora bisogno di un sostegno armato dei nostri alleati occidentali o comunque di parte della coalizione che fece parte dell'invasione e della defenestrazione del regime di Saddam Hussein nel 2003.